Sì, dei tanti aspetti complessi della preparazione del Giro del Mondo, sicuramente la parte nutrizione, la parte alimentare è uno degli aspetti più importanti, perché ci sono problemi relativi al peso e quindi bisogna cercare di alleggerire la barca il più possibile, però io sono convinto che il mangiare bene, il nutrirsi bene, sia anche una gratificazione importante che si ripercuote anche sulla prestazione, quindi ovviamente cibo e mente sono molto legati, per cui non mi accontento degli liofilizzati, ma preferisco insomma anche rinunciando a qualche, non rinunciando, aggiungendo qualche grammo o qualche chilo mangiare meglio. E abbiamo cercato nella preparazione appunto della cambusa di reperire in Sardegna tantissimi dei cibi che si potevano conservare perché non è consentita la refrigerazione, non si può refrigerare, per cui è molto difficile conservarli, e tra cui ovviamente c'era anche il pecorino. Tra l'altro abbiamo fatto un esperimento in particolare perché in precedenti attraversate avevo già portato il pecorino sottovuoto, ma soprattutto nel tratto caldo, quindi sino a passare l'equatore, poi andare al sud, si conserva male quando è già sporzionato. E quindi ho fatto l'esperimento di portarne una forma intera, una piccola forma intera, sigillata bene in un certo modo, in maniera tale che oltrepassasse il tratto caldo, poi una volta arrivati nel sud c'è freddo e quindi si conserva. L'esperimento ha avuto successo e quindi ho avuto il formaggio per tutta la durata della navigazione.